Telespettatori di Radio Adige, buongiorno, siamo pronti con Caffè Con e un nuovo ospite. Parleremo oggi di scuola, che cosa sta cambiando nella scuola di oggi. Ne parliamo con il preside del liceo Maffei di Verona, Roberto Fattore. Benvenuto, preside. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. So che è periodo intenso, la ringraziamo per essere qui con noi. Grazie. Parliamo un attimo di storia. Il liceo, diciamo, Maffei è veramente antico, noi risaliamo ai primi dell'Ottocento addirittura. Certo, è sicuramente fra i più antichi, se non il più antico liceo in Italia, permanentemente, diciamo, in servizio e fra l'altro sempre nello stesso luogo. C'è un primo, diciamo, nucleo di studi, di gruppo, di lavoro già nel 1804 e poi nel 1807 la fondazione napoleonica qui dove attualmente siamo. Ecco, che cos'è invece, se lei dovesse presentarcelo, che cos'è invece il liceo Maffei oggi? Ma guardi, da allora, 1807, poi il liceo napoleonico, austriaco, poi il liceo regio italiano, il liceo ne ha fatta moltissima ovviamente di strada e di storia, penso anche nella nostra città, ma non solo. È un liceo che costantemente si è interrogato su se stesso, sulla propria funzione, che cosa voglia dire essere oggi un liceo classico. E ormai da più di 20 anni è un liceo che ha attivato una serie di potenziamenti al proprio interno. Il primo è stato quello, il liceo classico delle comunicazioni, con tutta un'altra serie di opzioni che noi attualmente ancora possiamo offrire, fino all'ultimo liceo classico con il potenziamento del diritto e ovviamente il liceo linguistico, che è nato proprio come riflessione interna del liceo classico ed espansione ormai autonoma e attualmente molto attiva. Ecco. Ecco, rivolgiamoci magari alle mamme che devono aiutare i figli nella scelta scolastica. Andiamo più nel dettaglio su quello che è l'offerta formativa del liceo. Guardi, io metto sempre al centro della nostra offerta didattica una parola latina che ci piace molto, che è la parola humanitas. Ecco, noi siamo una scuola umanistica, nel senso che al centro della nostra attenzione c'è una formazione globale dell'humanitas, cioè di quei valori che fanno sì che ogni ragazzo, ogni uomo e ogni donna del futuro possa dirsi pienamente un essere umano. Ecco. Quindi il centro della nostra attenzione è questo. E poi l'altro focus, direi, è l'attenzione ai linguaggi, in tutte le manifestazioni in cui un linguaggio possa darsi, quindi il linguaggio dell'antichità, il linguaggio degli strumenti dei mass media, quindi il liceo della comunicazione, e le lingue moderne, quindi il liceo linguistico, ma poi anche il linguaggio dell'arte, il linguaggio delle scienze, per cui abbiamo anche il liceo classico con il potenziamento dell'area scientifica, il linguaggio dell'economia e del diritto, e quindi il liceo classico con il potenziamento di diritto ed economia, e quindi tutta una serie di opzioni, ripeto, che però sono caratterizzate da questo, un'attenzione costante a come la realtà intorno a noi, ma anche la realtà antica, comunichi se stessa. Quindi un'attenzione all'humanitas e ai modi con cui quest'humanitas si comunica con l'esterno ed entra in relazione con la realtà. Con quanta passione se ne parla. Ecco, sì. Senta, c'è molta curiosità attorno a quello, all'esame di maturità 2020, che sarà un esame che rimarrà sicuramente nella storia e che i maturandi appunto potranno raccontare ai loro figli. Su questo non c'è dubbio che entrerà nella storia e tutti noi ne siamo consapevoli, anche nel senso riguardo la fatica che questo comporta e riguardo anche, come dire, a quella mancanza di contesto rituale che normalmente per i nostri ragazzi l'esame aveva. Io so che per esempio qui, ma in molte altre scuole, mancheranno tutti i riti di avvicinamento dell'esame e anche la dimensione sociale dell'esame, perché di fatto quello che accadrà saranno esami molto, come dire, strutturati per quello che riguarda le norme di sicurezza, quindi i ragazzi avranno un accesso contingentato a scuola, regolamentato in modo piuttosto rigido per quanto riguarda gli orari di accesso a scuola, e una volta a scuola le commissioni stesse sono organizzate in modo tale che in prima battuta siano preservate le norme di sicurezza. E poi l'altra grande novità è la tipologia di prova, che appunto è un esame che si gioca tutto
su un colloquio molto articolato in realtà al proprio interno, che attribuisce dei 100 punti ideali dell'esame ben 40, e quindi c'è anche credo una certa quota di preoccupazione, ma allo stesso tempo anche di curiosità, spero, da parte dei ragazzi per capire che cosa succederà poi di fatto nell'esame. Vabbè, la preoccupazione è comunque un ingrediente, certo, sempre presente in un esame, anche per noi adulti. Che cosa sarà invece la scuola nel futuro? Che cosa ci aspetta? Guardi, questa è una domanda che credo che stia nel cuore come un assillo, penso anche non solamente per chi fa il dirigente scolastico e quindi ha responsabilità diretta, ma anche per i docenti, perché ci lasciamo alle spalle 3 mesi intensissimi di vita scolastica segnati dalla didattica a distanza, che ci ha insegnato molto in senso positivo, ma ci ha confermati nell'idea che la didattica o è una forma di relazione viva, presente, o se no patisce davvero nel suo senso profondo. Quindi quello che vorremmo è ovviamente tornare tutti in presenza, anche se devo dire che ci sono aspetti di gestione della dimensione sanitaria che rimangono, e quindi vedremo quali linee poi effettive il Ministero ci darà. C'è un primo documento tecnico che parla di comunque di un distanziamento che deve essere mantenuto tra un banco e l'altro. Quello ovviamente comporta tutta una serie di scelte, perché noi non abbiamo, credo nessuna scuola abbia aule che possano contenere 25-30 studenti distanti un metro l'uno dall'altro. Quindi vedremo. È sicuramente quella del futuro una scuola che dovrà fare tesoro di questa esperienza dura, difficile, ma che molto ci ha insegnato sicuramente, quella della didattica. Assolutamente sì, non dimentichiamo, ci fa bene. Grazie preside, io so che ha grazie tanto da fare. Beh, ringrazio. A maggior ragione grazie e soprattutto buon lavoro. Grazie anche a lei e un saluto a tutti gli spettatori. Grazie. Caffè Con di oggi finisce qui. Io vi auguro una buona continuazione di giornata con la musica di Radio Adige.